GF, il web in guerra contro la D'Urso per il caso cellulare. Ci sono delle immagini che dimostrano che alcuni concorrenti hanno dei cellulari, il web è indignato. Come si sa, l'uso del cellulare è vietato all'interno della casa del Grande Fratello, eppure non pare più essere così poiché, come ha mostrato Striscia la Notizia nelle puntate precedenti, ci sono dei video che mostrano scene che dimostrerebbero che i concorrenti usino i telefonini. Il web è indignato e si scaglia anche contro Barbara D'Urso. I concorrenti usano cellulari? Striscia la Notizia lo conferma e il web si ribella. Come riporta precisamente il quotidiano Il Messaggero, il TG satirico di Antonio Ricci ha mostrato delle scene presenti in un video pubblicato anche sulla pagina Facebook dal nome Facebook Grande Fratello 2018 News e Gossip, in cui si vede il kenomano, ovvero Rodrigo Alves, affermare di aver fatto una chiamata e Danilo gli chiede se possiede un cellulare. A questa domanda, dopo qualche secondo di esitazione, Alves risponde di sì, e in più poco dopo dice a Matteo Gentili di aver lasciato inavvertitamente il cellulare fuori, dato che stava piovendo. Il web commenta la notizia mostrando sdegno, dal momento che in puntata la conduttrice Barbara D'Urso non ha mai chiarito la faccenda. Gli utenti dei social in queste ore stanno condividendo e diffondendo le immagini in questione, e i commenti negativi nei confronti della presentatrice e del programma stanno aumentando. I commenti del web. Alcuni utenti dei social hanno commentato nella pagina Facebook che ha pubblicato il video, ritenendo che Barbara D'Urso li voglia prendere per i fondelli. E crescono sempre di più i sospetti verso il reality. Sempre più telespettatori infatti dichiarano sui propri profili social di essere convinti che sia tutto preparato, cioè che la produzione intervenga costantemente nella casa e che piloti il comportamento dei concorrenti. Alcuni scrivono sul web, non ho parole, non mi va più di guardare il Grande Fratello, è tutto costruito e troppo finto. Insomma, più che stupito, l'intero pubblico dei social è molto indignato e non riesce a spiegarsi alcune scene. Non solo, a quanto pare quello che più non si sopporta è il fatto che in diretta si taccia su alcuni dubbi o addirittura su problemi importanti. Che anche chi, come si può leggere dai social, sospetta che i produttori abbiano preparato tutto proprio per far sospettare appositamente i telespettatori e farli parlare del reality o comunque farlo seguire aumentando così gli ascolti. Non resta che aspettare e vedere se saranno effettuate delle verifiche in modo che anche il web calmi la sua ira sia contro il programma sia contro la conduttrice.